Allora, buongiorno, cominciamo la seconda giornata del workshop finale di Mapperò. Proseguiamo i lavori iniziati ieri con Nicola Morelli su questo workshop che ha come tema insomma, l'idea di prototipare in qualche modo un'ipotesi di fruizione del carnevale di Putignano a scala urbana, diffusa, come se fosse insomma, un teatro diffuso. Ieri abbiamo cominciato a fare alcune attività, abbiamo fatto un sopralluogo, nella seconda parte, nella prima abbiamo fatto un po' un viaggio in quello che è il service design, anche a mezzo di alcune slide riguardanti i lavori precedenti di Nicola, poi questo sopralluogo appunto e poi una riflessione su quello che avevamo incontrato nel sopralluogo e quelle che potevano essere insomma criticità o punti di forza, cioè, una discussione fatta tutto sommato ieri ancora in forma informale, scusate il gioco di parole. Oggi riprendiamo appunto di là, guardiamo anche alcuni materiali in qualche modo fotografici, quello che già vedete, o insomma digitali, nel senso di tracce prese da dispositivi GPS. In realtà un attimo fa, proprio appena prima di diciamo, iniziare questa diretta streaming, stavamo già chiacchierando di una serie di questioni legate a questi strumenti, quello che se ne riesce a ricavare, e in realtà mi sa che riprenderemo proprio con questa diciamo, chiacchierata, nel senso che ognuno di noi ieri ha sul proprio smartphone utilizzato chi uno strumento, chi un altro, anche a seconda dei sistemi operativi disponibili, e quindi magari cominceremo anche a vedere cosa ne riusciamo a cavare fuori. Sì, anche perché probabilmente sarebbe interessante anche capire come fare perché le mappe che abbiamo fatto noi sono delle mappe finalizzate a quello che vogliamo fare, cioè questa idea di creare questa tribuna diffusa. Tra l'altro Rino, che è stato un altro docente del corso, non trova di meglio che mandarmi dei messaggi WhatsApp dove dice che ha appena ultimato una corsa rantastica. Che è messa così, quindi sembrava come se le relazioni social... Sì, sì, anche a me mi ha detto che ho fatto un sacco di record. No, ma anche, esatto. Perché non ho mai corso, ho fatto 2 chilometri. Una fantastica, molto giovanile, però in realtà non abbiamo fatto altro che scambiarci un file recuperato da uno di questi applicativi di cui dicevamo prima. Quindi magari guardiamo... guardiamolo un attimo. No, ma ci faceva ridere anche ieri, perché c'era questa cosa, questo aggettivo rantastico che No, sembra che non... No, ci sono. Cioè, nel senso che invece paradossalmente non si vede la mappa, perché dice you are not allowed to see the map, perché questo mi sa che dipende. Esatto, cioè per farlo c'è un nesso di... Ho capito. Di amicizia sull'antastico, esatto. Però in compenso le foto ci sono. Cioè sotto c'è una galleria di foto. Immagino che se poi ti fa vedere la mappa te le geolocalizza anche. Io nel frattempo volevo invece utilizzare, provare a mandare via Bluetooth al... Com'è che è il Bluetooth sul computer? Sul mio? Sì. Mi pare che c'è già. Ah, ok. No, perché così voglio vedere se invio il file di Orx Maps, che è l'altra applicazione che invece ho utilizzato io. Sì, dovrebbe esserci. Cioè è on. Dovresti vedere il mio computer. Lo vedi? Aspetta un secondo. Intanto. Nicola Morellis, iMac, qualcosa del genere. Comunque insomma sarebbe anche interessante che appresso a queste mappe che sono più o meno contengono informazioni di carattere diciamo funzionale, cioè funzionale a quello che vogliamo fare noi, vedere anche se esistono delle possibilità che per esempio qualcuno usi delle mappe, i turisti dico, usino delle mappe loro per creare delle loro mappe personali del carnevale che magari condividono se ritengono necessario farlo, per cui se c'è qualche cosa che sta succedendo in un posto lo possono condividere e lo fanno
e attirano altre persone. Un pochino, forse anche un po' come avviene per Foursquare, che per esempio, vabbè, Foursquare non è simultaneo, cioè nel senso che tu vai in un posto e dici fanno un buon cocktail in questo bar. Le altre persone dopo un mese vanno e cercano lo stesso cocktail, però magari possono esserci degli strumenti che aiutano, per esempio in via Tal dei Tali sta avvenendo questa cosa e altre persone possono poi collegarsi e andare a vedere in via Tal dei Tali che cosa sta succedendo. Non lo vedo, semplice io. Collegamento con non lo... con cosa? Con Facebook, per esempio. Ah, poi sì, lo posso anche mandare con Facebook. Perché mi dà un spinto che è sì. Domenico. E questo che però è il mio. Cioè, sì, è strano. Però questo che è acceso. Comunque sì. te lo mando via. Sì, mandalo via Facebook. Quindi 4 luglio, questo è quello di ieri. Ci riesci? Sì, dovrebbe essere arrivata. Voi ci avete una pagina Facebook per questa? Sì, ce l'avete? Sì, no? Sì. Eventualmente puoi mandarla anche su quella. Sì, non so. Dovrei averla salvata. Qui. Ah, ecco qua, roadmaps. Tech logs, eccolo qui. Dovrebbe essere questo. Me lo fa mandare Google Drive, mi sa che non ce l'ho installato adesso. No, vabbè, a questo punto lo mando. Prova su mail. Skype o email, sì. Sì, mando una mail. NMOR sì. Et. Ah, eccolo qui, questo qui. Sì. Perfetto. Ultima cosa a caso. L'ho mandato? Sì. Forse è stato un ragazzo. Ci mette un po' di tempo forse a prendere perché il... No, perché forse sto pensando che in effetti potrebbe avere caricato. Altrimenti mandamelo anche le foto, quindi magari ci sta mettendo anche un pochino di più. Sì. Altrimenti mandamelo su Skype anche. No. Probabilmente manda subito. No, è il mio. No, può essere che ci sta mettendo un po' di tempo perché sta inviando anche le. Può darsi, sì. È un file, deve essere un grosso file. Io. In questo email server qualche volta c'ho qualche problema perché ci mette un po' di tempo prima che di... Forse non lo scarica quando arriva, no? Ma ogni 5 minuti, ogni 10 minuti. Va bene, comunque magari cominciamo a vedere queste foto qua. E quello che proporrei di fare io è... Prima di vedere che cosa... è che mentre vediamo le foto prendiamo nota là sopra di quello che si può fare, quindi le opportunità e i problemi che possono emergere, che abbiamo visto ieri, insomma. E poi eventualmente cerchiamo di ragionare su queste cose qua per ricavarci degli scenari su come il servizio può essere organizzato. Quindi
magari cominciamo da qua, che è il punto di partenza anche della sfilata di Carnevale. Questo punto qua, io non so bene, quella villa là è una villa storica, immagino, cioè no, immagino, lo so, è un bondalliere, è la casa dell'ex sindaco, fra l'altro. Però non so adesso che cosa vogliono fare con questa recinzione qua davanti, che vogliono fare? Vogliono aprire il giardino davanti oppure semplicemente rimettono? No, è una recinzione legata al cantiere, diciamo. Ah, quindi non rimarrà chiuso comunque? Sì. È chiuso al pubblico. Sì, da dove si spegne? Sì. Qua forse. Questo è anche, diceva Giovanni ieri, che è anche uno dei pochissimi punti in cui si può attraversare la sfilata, perché il corso taglia in due il paese, il corso dei carri, quindi chi sta da una parte non riesce quasi mai a passare dall'altra parte, quindi taglia in due il pubblico. Questo è il punto di partenza, ho cercato di fare una fotografia perché questo è il punto in cui convergono parecchie strade, e non è una schifezza perché, come ho detto, non riuscivo a vedere lo schermo con il sole, ma appunto ci sono la gente che arriva da qua, perché mi pare che ci sono i parcheggi qua, no? Da dietro qua? O dall'altra parte? Ah, ah. Ho capito. Comunque qua ci sono i carri prima della sfilata. Io fermatevi se vi viene, se avete in mente qualche cosa da aggiungere alla cosa. Allora, una prima cosa che abbiamo osservato era il fatto che ci sono questi edifici che sono molto alti. Io ho preso nota di alcuni di questi edifici che sono questi qua sulla pianta, sulla mappa, e sono molto alti, e diciamo la visione che si ha da questo balcone qua è totalmente diversa dalla visione che si ha da quel balcone là. Quel balcone là è tutto schiacciato, probabilmente non c'è la possibilità di cioè non è neanche interessante vedere la sfilata da quei balconi, a meno che non so, le telecamere o qualcosa del genere potrebbe essere interessante, altrimenti no. Secondo me, oltre questo livello qua, la sfilata, io non so che esperienza avete voi, però oltre questo livello qua, penso che la sfilata non ha neanche tanto, diventa poco interessante, perché il problema è anche che la sfilata diventa interessante quanto più ti avvicini al livello di terra, però quando sei a livello di strada non vedi più niente, quindi quando sei qua, per quello che mi ricordo io, perché da piccolo ci andavo, quando sei qua ti trovi proprio a livello dei carri, cioè quindi te li vedi proprio davanti. Prova su Skype un attimo, te l'ho mandato lì. È solo che non sa come aprirlo, perché un file KML. Sì, quello su Google, cioè in automatico dovrebbe aprire su Google Earth, oppure se vai su Google Maps sul browser, puoi importarlo lì. Tu hai Google Earth? Mi sa di no. E allora sì, l'altra possibilità è importarlo su Google Maps. Allora, e come fai a portarlo? Cioè, devi creare una mappa. Però è abbastanza. Tu sei lì con un account. Earth. Sei. Ah, ok, allora vai su. Esci di qua. Ok, dovresti andare sui miei luoghi. Vediamo un pochino. Allora, vai lì, quella rotellina. Sì, i miei luoghi.
Sì, aspetta che vai su, non che mappa, ma quella cosa sotto, oppure, sì. Importa, qui. Sì, è di là, se riesci a beccare. Come si chiamava? Si chiamava tipo, aspetta, 2014-07-04. Sì, quella lì. Quella? Ah, eccola. Sì. Ah, bello, non lo sapevo. Solo che non fa vedere la foto. Però forse no, bisogna capire adesso come fa, se c'è qualche formato in cui lo fa collegare foto, ah. Questo KML non lo fa, forse Google Earth, no, perché ho visto in effetti il file è piccolissimo. Quindi o sei, forse non cioè manda, forse le foto, probabilmente devi caricare a parte le foto, cioè se io magari su dove sono, cioè devi essere sullo stesso dispositivo dove sono le foto, e ci sarà qualche, nel file, qualche collegamento, che tu sia nello stesso dispositivo tra il file KLM e le foto. Però cioè se io magari lo vedo sul mio cellulare dove ho già il file, sì, quel collegamento è automatico. Se esporto il file su un altro computer devo capire come si fa, sì, a tenere collegati le foto con il file. Sì, sì, sì. Comunque, in un altro computer con il tuo account, però, se porta dietro, sì, se sto parlando di Runtastic, sì, sicuramente sì. Però io adesso so. Sì, no, io adesso questo file è quello che ho recuperato con Oxmap, che invece non ha un social network. Cioè, esatto. Cosa lo fai? Però vabbè, io c'ho pure un mezzo manuale di sto Oxmap, devo capire un attimo lì come, sì, sì, come si fa questa cosa delle foto. Bisognerebbe vedere come. Vabbè. Comunque, ritornando alla questione, secondo me qui possiamo già incominciare a dire probabilmente quello che vogliamo fare noi. Ha più senso nei livelli bassi degli edifici piuttosto che nei livelli più alti. Anche, quindi quando noi parliamo di una capienza degli edifici dobbiamo considerare che qui non possiamo considerare 7 livelli quanti sono, ma ne dobbiamo considerare massimo 3. E quindi io questo ce lo metterei qui, metterei cerco di essere sintetico e probabilmente faccio anche scrivo in italiano terribile, ma qui ci mettiamo qui invece, su questa foto qua, abbiamo osservato che gli edifici più bassi hanno, nella parte superiore, hanno dei terrazzi. Alcuni di questi terrazzi, abbiamo preso delle foto, vi faccio vedere dopo, sono anche molto belli. Cioè, sembrano fatti apposta proprio per guardarsi lo spettacolo. Ma in genere, qua sopra, ci sono dei terrazzi che sono al secondo livello, quindi hanno l'altezza giusta anche per guardarsi lo spettacolo. Forse l'unico inconveniente è che sono il muretto di cose è molto largo, quindi bisogna sporgersi un pochino per vederlo. Però e questa secondo me è anche una, rappresenta un'opportunità, perché mentre nei balconi stai stretto così
e non ti muovi nei terrazzi, c'hai una certa. Per esempio, immagino io che vado a una sfilata con i miei figli che si rompono le scatole a un certo punto, dico vabbè, fatti una corsa sul terrazzo, fatti una cosa, insomma. Quindi l'uso dei terrazzi. E terrazzi, possiamo dire terrazzi oppure che cos'è? Tetti, terrazzi. Sì, il terrazzo è il tetto che puoi usare. Sì. Dopo è scontato, non lo scrivo là, ma magari possiamo scriverlo l'uso dei balconi come tribune, naturalmente. Poi ho preso questa foto qua, questa è la sede di un partito, non so adesso che attività c'è, mi ricordo quando ero piccolo io c'era la Democrazia Cristiana qua. Sono tornati, sono No, quella c'è tornati. sempre stata, non se n'è mai andata, con un nome diverso, ma la cosa che mi interessava non era che fosse la sede del partito, ma quanto il fatto che in genere, almeno che mi ricordi io, questa diventava un'aggregazione di persone. Che è la stessa cosa di questo qua, che è il circolo degli amici che sta un pochino più in là, cioè si aggregavano persone, amici che cazzeggiavano sul corso. Non so se questo possa avere una rilevanza o no. Più in là c'è anche il circolo degli invalidi e reduci di guerra, ma lì stanno le tribune, sì. Io non so se questo possa avere una rilevanza o no, l'ho preso semplicemente come una traccia, che può o no, può non essere assolutamente rilevante. E la stessa cosa vale per i negozi, vabbè, qui i negozi non ho segnati sulla carta, ma naturalmente ce ne sono tantissimi, perché il corso è la parte più importante del paese. Non so che tipo di rilevanza possano avere, probabilmente nessuna, o probabilmente in uno scenario come quello che descrivevamo ieri, che ci possono essere degli avvenimenti, degli eventi che avvengono al di là del corso, cioè c'è il corso, la sfilata, che in un certo ora periodo della giornata attira tutta l'attenzione del pubblico. Però, il carnevale, per quanto ne so io, è un periodo in cui alcune persone possono anche decidere di venire, non so, dal giorno prima, e quindi si potrebbe pensare al modello del Milano, come si dice, il Salone del Mobile a Milano, quando è praticamente una specie di salone diffuso. E questo è come una specie di evento diffuso nel paese che può anche essere supportato da alcuni dei negozi o alcune delle attività produttive che sono a Putignano, o addirittura ieri parlavamo anche di, non so, anche la Telecom può decidere di organizzare un evento. Mentre forse è più rilevante questa cosa qua, perché ci sono i caffè qua, e questo è all'angolo. Proprio sul corso, questo anche sul corso. Questi caffè qua naturalmente sono pieni di gente durante la sfilata. Non hanno la possibilità di mettere i tavolini fuori, immagino, perché la gente, qui ci sono le transenne, immagino che la gente, e poi è febbraio, non è cosa. Però per esempio nelle sfilate d'estate, c'è la sfilata d'estate quest'anno? Però nelle sfilate, se ci sono delle sfilate d'estate o delle sfilate quando il tempo è un pochino meglio, comunque i tavolini non li possono mettere. Però potrebbero per esempio organizzare o il servizio sui terrazzi, perché io mi immagino che stare lì sul terrazzo, sul balcone,
per molte ore. Poi anche parlavamo ieri, se noi vogliamo che i proprietari delle case sul corso ospitino qualcuno, ospitare qualcuno non significa semplicemente dargli accesso al balcone, ma può essere anche che tu gli offri il caffè, dal caffè fino alla crostata di... la crostata, non so, i tarallini, la parmigiana di melanzane, cioè tutte queste cose qui. Quindi naturalmente io posso decidere di farlo io, oppure posso decidere di mettermi d'accordo con questi qua e organizzare il servizio. Se sono su un terrazzo, addirittura questi potrebbero gestire il terrazzo. Sì, fare una specie di catering sul terrazzo e diventa un posto per stare. Secondo me è abbastanza più fattibile, più confortevole, secondo me, avere un posto sul terrazzo in cui stare. Certo fa freddo perché è febbraio, però esistono anche dei sistemi per riscaldare un pochino, eccetera. Io questa qua, per esempio, la vedo come un'opportunità, cioè che... Comunque il terrazzo sarebbe lastrico solare, sarebbe come sì. Esatto. Lastrico solare. Beh, ho fatto proprio una sintesi molto anni fa. Che c'era con Gianluca Ignazzi, che poi ha vinto il Leone d'Oro, che aveva fatto tutta una campagna sul carnevale con dei claim sui giochi di parole. Questo quindi tornerebbe utile, come dire, giocare sul lastrico non sarebbe, non sarebbe male. Tipo tutti sull'astrico. Sì. Festeggiamo tutti sull'astrico a festeggiare, cosa del genere. Siamo sull'astrico. Poi perché si chiama lastrico solare e non lastrico pluviale, visto che qualche volta ci piove su, non si sa. Un'altra cosa sono gli spazi vicini alla sfilata, perché qui in questo spazio qua, per esempio, negli incroci ci sono le bancarelle, probabilmente avvengono delle cose. Per esempio qua non so che cosa avviene qua, se avviene qualche cosa, probabilmente ci sono bancarelle pure. No, lì forse intanto probabilmente sì, perché c'è una tribuna e dietro c'è un gazebo, diciamo, che rende biglietti. Ah, ho capito. Forse qualche camioncino. Sì, sì. Mentre di là vendono, cioè, o olive, sì, sì, sì. Pare, oppure coriandoli, vari. Sì, sì. Sì, sì. Però diciamo, non so se probabilmente questi punti qua possono essere anche di coordinamento, di accesso, non lo so, ma non so bene. Ne ho preso anche queste, ho preso un sacco di cose di foto senza sapere effettivamente se si possono utilizzare, se danno indicazioni utili o no. Questo è due tipologie. Io quando ero piccolo andavo su questo balcone qua. Che è un balcone stretto e lungo in cui si incontravano tutte le colleghe di mia mamma, che era maestra, la signora San Nazaro. Sì. Anche tu andavi là? Ah, ecco, allora vedi. E che praticamente questa signora diventava per un momento al centro della vita. Sì, al centro del. Mia mamma era maestra. Sì. Ah, probabilmente si conoscevano anche con mia madre. Come si chiama tua madre? No, sicuramente si conosceva. La sera di Marco. Ah sì, penso che si conoscesse. Quindi praticamente diventava la signora San Nazaro, diventava la maître, la signora, l'organizzatrice, la cosa dell'ospitante. E mi ricordo che qualche volta offriva anche dolcetti, queste cose qua.
Quindi, però, appunto, in un balcone lungo come quello c'entra un sacco di persone e c'è un certo ambiente, non so, c'è una certa atmosfera, mentre su un balcone piccolo come questo c'entrano al massimo 10 persone, forse no, di meno anche. Naturalmente, mentre possiamo immaginare una capienza maggiore su questo qua, non possiamo immaginare la stessa capienza su questo qua, cioè qui c'è la signora Sanazzara che ospiterà le sue 20, i suoi 20 amici e poi può ospitare altre 10 persone. Qui invece c'è il signor Tal dei Tali che non può ospitare, cioè, oltre agli amici suoi avrà un paio di persone in più. Insomma. A proposito di questo tema, correggendomi, quest'anno c'è stata un'ordinanza che si poteva andare sui balconi, vero Giovanni? Sì, però non poteva andare, che comunque suggeriva di limitare. Sì, è una cosa un po' strana in effetti, però cioè, non credo possa dividere, cioè ci ricordo soltanto io, però. Non credo che fosse un divieto. Allora, innanzitutto non credo che fosse un'ordinanza, come si chiama, in termini giuridico, ordinatoria, cioè perentorio. Ah, perentorio, ma forse. Ordinatoria dove dicono no. Esatto, cioè dove dicono, beh, così però non c'è nessuna sanzione se tu contravvieni. E credo che fosse di questo tipo. E comunque l'intervento mi invitava a. Ma era un'ordinanza anche in questo caso. Conseguente a una nota del prefetto, perché sai, ci sono soliti meccanismi che succede un fatto a un punto X, sì. Allora il prefetto manda queste cose qua a tutti quanti i paesi, perché punto X, Y e Z, magari però nel punto Z la situazione, il contesto è completamente differente. Però il prefetto si vuole togliere l'impiccio. Potrebbe esserci un problema oggettivo. Per esempio un balcone del genere, quello là sulla destra, può contenere un determinato numero di persone. Sì. 10. 10 forse sono troppe, beh, 4-5. Non sappiamo che cosa può succedere. Invece quel palazzo là che mi sembra sia, tra virgolette, moderno. Sì, è degli anni 60 più o meno. Sì. Ma ci sono delle. Su questo non c'è. Cioè, diciamo, ci sono dati abbastanza obiettivi, perché ci sono. Anche per i balconi antichi penso che ci siano delle relazioni fra la superficie e la capienza, sì, sì, cioè tipo 150 kg a metro quadro, non lo so, quindi a meno che non ci metti una signora pesante su un metro quadro che sfonda il balcone, ma in genere significa che questo qua sia in condizioni Decenti, diciamo, ma diciamo in questo balcone qua, se è 3 metri quadri, può ospitare 6 persone, più o meno, siamo là. Però, appunto, questo è qui, questo è uno dei problemi che è. Ops. Sì. Passati sì. In effetti stavo cercando proprio su internet la cosa dell'ordinanza e c'è addirittura un articolo di Repubblica sulla faccenda di Putignano a parte che il titolo dell'articolo è vietato morire nel weekend, a Carnevale lo scherzo non vale, ed è un articolo che è una guida alle ordinanze dei sindaci che bloccano alcune iniziative nei loro comuni e parla di Putignano. Beh, c'è questa cosa particolare del che durante il giorno di Carnevale non possono essere previsti funerali. Ah. Per lo stesso motivo che dicevamo ieri, legato proprio alla cesoia che il percorso sì. implica, diciamo, tra una parte e l'altra del comune, sì. e al fatto che comunque la città è totalmente invasa da persone, quindi il funerale si fa il giorno dopo. E però poi continua. Un altro monito che arriva da Putignano, due punti, virgolettato, limitare l'accesso ai balconi e alle terrazze ad un numero di persone tale da evitare pericolosi affollamenti da cui potrebbero scaturire, in caso di crollo o di altro evento dannoso, situazioni di personale, responsabilità civile e penale. Sì. Quindi diciamo è un monito fatto in questo sì. senso, insomma, cioè suggerisce di evitare l'affollamento. Sì, sì. Però non dà dei termini. Eh sì,
No, ma, sì. Tra l'altro, ma se succede qualche cosa, il balcone sta in buone condizioni e ci vanno il numero legale di persone, e succede qualche cosa, allora non so se la prende col tecnico. No, tra l'altro, come dire, che ha ispezionato. Senza citare una testata, diciamo, a noi nuda. Però c'è un giornale locale invece che dice: Carnevale di Prignano, vietati manganelli, bombolette, bevande in vetro. Poi tra l'altro le bevande in vetro, cioè, quasi tutte difficili da mandare giù. Quindi manganelli, bombolette, bevande in vetro, lattine e funerali. A bevande in vetro, ah. Sì. Lattine. Lattine e funerali. E però qua dentro citava di nuovo questa cosa dei balconi, dove però appunto diceva, cioè fondamentalmente ti suggeriva di evitare, perché se succede qualcosa, parlava di danni, come dire, al proprietario del balcone sostanzialmente. Sì. Evita di affollarlo, perché se poi cade sono cavoli tuoi. Sì. Non ne faceva una questione, diciamo, di ordine pubblico, come dire, una sorta di, un po' come, che ne so, il suggerimento agli anziani dell'estate, cioè non uscite perché fa caldo. Sì, sì. No, perché al di là di questo, il proprietario del balcone deve sapere di suo che su quel balcone ci possono entrare massimo 5 persone. Sì, cioè fa riferimento a responsabilità legate al proprietario. Sì. Quindi non a responsabilità legate all'amministrazione, per sì, dire. Sì. Cioè, sappi che se succede qualcosa ne avrai delle conseguenze. Sì, sì. Quindi, tutto sommato, per noi è interessante, perché vuol dire che l'ordinanza stessa, quindi il prefetto stesso, riferisce la questione rischio non a un discorso, diciamo, collettivo o di responsabilità amministrativa comunale, ma a un discorso, diciamo, del singolo proprietario che a un certo punto, cioè, si assume certe responsabilità anche in relazione alle norme vigenti. Quindi evidentemente bisognerà tornare alle norme e ognuno dovrà farsene carico. Sì. Rispetto alle cose nostre, magari si potrà prevedere una sorta di, che ne so, liberatoria che fa riferimento specifico alla norma, e quindi con la firma di quella liberatoria, diciamo, uno evidenzia la responsabilità rispetto alla norma stessa. Sì, sì. No, noi per adesso prendiamo queste cose come... Sì, sì, no, ma io l'ho detto anche... misura... Cioè, sì, sì, cioè, l'ho detto al microfono quasi come appunto, no? Cioè come nota presa in forma multimediale, diciamo. Esatto, sì, sì, cioè, piuttosto che puntarlo a penna. Esatto, era il documento in cui noi l'avevamo detto, esattamente. No, beh, anche proprio perché, com'è, proprio per prendere un appunto, diciamo. Ok. Poi c'è questa foto qua, terribile, ma è la... È il teatro comunale, che poi diventa una tribuna, una volta che sarà finito, una tribuna naturale, perché è proprio lì davanti che si svolge, siccome c'è anche la tribuna delle autorità davanti, si svolge tutto lo spettacolo, se esistono degli spettacoli che si ripetono durante la sfilata, sicuramente si svolgono qui davanti. Al momento è in costruzione, probabilmente diventerà anche quello una tribuna, però dalle finestre, cioè non a balconi. Sì, sì. Probabilmente sì, perché quelle delle tribune stavano sul marciapiede, non è che fossero parte del teatro. Questa è un'altra, è una foto terribilissima, scusatevi, è controluce, però giusto per notare che ci sono degli edifici che stanno un pochino più dietro e che possono ospitare degli eventi anche separati, cioè che praticamente si ha una diffusione dell'evento del carnevale in posti un pochino più lontani. Fra l'altro questo edificio qui è un ex hotel ristrutturato che adesso sono appartamenti che non si vendono, e probabilmente loro avrebbero interesse, almeno fino a che non vendono gli appartamenti,
a creare, a dare accesso, magari a promuovere un'iniziativa del genere, perché promuovono la posizione degli appartamenti. Vorrei aggiungere come cosa, come opportunità, eventi collaterali, non so come chiamarlo. Questi sono i balconi che dicevo prima, i terrazzi che dicevo prima, questo qui è quello lì che è vicino alla piazza, da cui secondo me dovrebbe essere molto gradevole vedere la sfilata, perché sono a livello molto basso e sono anche abbastanza, questo addirittura è riparato. La segnaletica è anche da prendere in considerazione, non so se magari invece di metterci pubblicità ogni tanto compare una mappa della città con i balconi su cui è possibile accedere, fermo restando quello che dicevamo ieri, che quello che uno dei motivi per cui questo servizio può diventare interessante è che si crea un rapporto fra il proprietario dell'appartamento e il turista. Quindi se tu hai una mappa per accedere a dei balconi, è chiaro che questo rapporto non c'è, perché tu non sai chi sono quelli che ti ospitano e quelli che ti ospitano non sai chi sei tu. Ma per eventi pubblici, per esempio se esiste il bar, il caffè che ha posti sul terrazzo, può essere che sia segnato in questa mappa, per esempio. Quindi perché non tutti magari hanno un telefonino con le mappe, o non tutti hanno un'application che gli dice queste cose, che gli dice la... Quindi io lo metterei anche qui. Posti liberi o eventi. Corso. E questo era, ho cercato di fare un piccolo riassunto, non di tutto quello che ci siamo detti, ma semplicemente delle cose principali, cioè questi sono, quelli in rosso sono gli edifici alti, cioè quelli con tipo questo qua, quelli in verdino sono edifici con terrazzi, che quindi possono essere utilizzati, solo parte degli edifici con terrazzi, perché qua ce ne sono altri, ma io siccome non avevo il tempo di capire come si fa con PowerPoint a mettere dei rettangoli curvi qua, non ce l'ho messo. Ma probabilmente sì, se puoi fare su Google. Su quella sì, sì, sì. Sì, quindi, è molto simile a come se fosse, cioè la stessa maniera come fai la forma su PowerPoint, sì. Tracci la forma sulla mappa. Sì, sì. Tant'è che io sinceramente pensavo che l'avessi fatto proprio direttamente. No, no, non ci ho pensato veramente. Però questi sono appunto, questi qua sono degli spazi marginali molto grandi, che possono ospitare altri eventi, possono ospitare il coordinamento delle cose, la vendita dei biglietti, che forse già avviene qua, altre cose che possono avvenire marginalmente. Questi sono spazi un pochino più arretrati, questo forse anche ci metterei questo qua, ma sono spazi da cui, che non sono direttamente sul corso della sfilata, ma sono leggermente più arretrati, cioè tu la vedi la sfilata ma da una certa distanza. E questi sono questo è quello che abbiamo osservato ieri. Aggiungerei alcune delle cose che ci siamo detti ieri così camminando per strada. Se vuoi, io ti ho appena inviato via posta altre foto che ho fatto io. Sì. Alcune sono, cioè, replicano, te le ho mandate a risoluzione, diciamo, abbastanza bassa, così dovresti poterle recuperare.
Vediamo un po'. Alcune replicano cose già viste, altre ci sono molto paio di spunti. Sì. Sempre il problema è che non ne prende. Vediamo un pochino. No, se vado sul, sulla mail online dovrei essere in grado di vederlo. Ok. Come posso fare per... Oh, sono parecchi. Sì, no, sono una dozzina. Questo è finito. Vediamo dove posso metterle. No. Ma poi se lasci in download e poi le cancelli tanto. È giusto per me. Sono tutte. Queste vabbè, sono. Sì. Sì. Che sono davanti allo schermo pure. Aspetta, non c'è nemmeno una sedia. Aspetta, aspetta. Vediamo se la trovo una sedia oppure uno sgabello di quelli. No. Ezio, la andiamo da lì. Questo qua, sgabellino è meglio. Vogliamo finire questa parte delle foto e poi magari facciamo una pausa e poi parliamo degli scenari. Allora, questa è una. Ah, però sono ancora di fronte, vediamo un po'. Sì? E stai dicendo che c'erano tutte delle cose? Sì, vogliamo finire di vedere le fotografie? Ah, sì, ecco dalle due. Aspetta. Questo... No, me le apre qua, e poi devo spostare di là. Se le prendi tutte quante. Vediamo un pochino. E come posso fare? Open with preview. Ah, perfetto. Allora, questo. Full screen, enter full screen. Ah, slideshow. Slideshow possiamo fare. Vabbè, niente, questo era come sono i rilevanti, questa qua è il palazzo, quello alto. Sì. Eccolo. Questo perché è uno degli accessi del corso. Gli accessi sono comunque interessanti, comunque si possono fare attività, ci sono bancarelle che si piazzano di sotto, e poi comunque per capire lo segnale, anche per capire, cioè, per appuntare il fatto che dove, se dove creare dei canali di accesso, cioè queste persone quando devono andare per essere sfidate. Dobbiamo capire che come ci vanno, magari sono cose molto affollate, no? Sì. E allora non è facile utilizzare quanti accessi, uno, due, tutti, lasciare a loro, lasciare a rapporto ospite a ospite tutto quanto facendo, oppure dargli delle indicazioni particolari, dargli una app, oppure per un appunto per questa questione.
me lo segno come cosa, perché non è che sia un problema, ma è una questione che bisogna, un requirement. Sì, ma vai a vedere un tasto poco. E questo va all'ultimo forse. Sì, allora, anche tu. Sì, aspetta. Questo è il circolo degli amici, sì, il bar. Questo è parte, sempre il solito discorso che magari può essere. In realtà, cioè, ha un suo. Cioè, dall'ultimo piano, per esempio, oltre la sfilata della la sera dopo martedì. Sì. Quindi la facciamo un'amica che aveva a casa dall'ultimo piano di questo palazzo. Sì. Ed era un'altra situazione tipo a Mazzara, molto affollata. Perché tu quindi a una vista, magari non di dettaglio, però sicuramente particolare sulla sfilata, il fatto che comunque di sera. Tutti dicendo solito illuminato, fate le due dovuto illuminare una sopra, sì, sì, è un punto panoramico, sì, sì. Cioè, ma magari potrebbe essere una cosa strana, che erano affollatissimi i primi tre, il quarto e quindi il sesto erano pezzi vuoti, l'ultimo il era il decimo in uno pieno, perché capito, cioè, una cosa, vabbè. Tra l'altro notavo una cosa prima che mi sono dimenticato di notare. Qui vedi sopra, questo qua si è già arredato, sì, il terrazzo, cioè in alcuni casi questi terrazzi sono proprio lastrico solare, cioè che questi non considerano nemmeno di utilizzarlo in nessun modo, mentre in altri casi qualcuno se l'è arredato sopra e quindi ha già, probabilmente lo vive già, esatto. Però sarebbe interessante per quelli che magari non lo vivono, perché capirebbero che hanno un valore che non stanno utilizzando. Questo è quello di prima, pure. Questa è la questione che dicevamo ieri, cioè il fatto che questo è il teatro, che adesso è stabile, però ha quelle finestre di sopra. Cioè, intanto questo ci diciamo che è il punto nel quale, diciamo, si svolge mediaticamente il carnevale, cioè che la tribuna, le riprese video sono prese da questo punto. Quindi è un punto, cioè, particolare, tutto l'idea. E poi sul teatro una situazione esattamente di fronte, perché da un lato c'è la tribuna, c'è la stazione di commento, quando abbiamo una televisione, dall'altro posto c'è il teatro, e di fatto nel nostro discorso di tribuna diffusa, comunque tribuna fatta il balcone del terrazzo, ma anche quello un elemento more, è una specie di ballatoio del teatro, sì. Potrebbe diventare una serie di tribuna VIP di questa nostra tribuna diffusa, perché di fatto è un ballatoio, una coperta con tutti questi affacci, sì, tanti, è uno spazio, un corridoio interno dove puoi vestire un buffet, ma adesso è ancora. Quando sono stato via, quello spazio è assolutamente non considerato. Potrebbe essere utile, magari ne avete già pensato, un volo aereo dello stato di fatto, si lungo tutto il percorso. Sì. Magari un terrazzo, come diceva, arredato, lo sai adesso, molto foto, ma infatti una cosa reale sul momento. Una cosa che discutevamo ieri sera, era il fatto che se vogliamo portare avanti questo progetto, dobbiamo convincere qualcuno che questo progetto ha una consistenza. E la consistenza soprattutto verrebbe veramente censire e fare una censire i posti e vedere qual è la potenzialità di questa cosa, perché se tu c'hai, non basta dire ci sono 5.000 balconi, 500 balconi, devi dire ci sono 500 balconi, ma questo c'ha una capacità, anche andarsi a vedere, per esempio farsi le foto durante una sfilata e vedere quanta gente c'è già sui balconi, che sono gli amici di questi qua, e dire qua probabilmente ce ne entrano massimo altre due, qua ce ne potrebbero entrare altri 10 e così via, oppure fare una recensione dei balconi e dire questo è un balcone in cui ci entrano 6 persone, questo è un balcone in cui ci entrano 20 persone, questa è la capacità totale dei balconi e la capacità totale del servizio si può considerare, non so, 20% della capacità totale dei balconi.
Moltiplichi, lo moltiplichi per 10 euro, 15 euro, quanto può pagare una persona, quanto si ritiene verosimile che una persona voglia pagare, e c'hai i ricavi della tribuna diffusa. Sì, tu ieri sera con Giovanni ha proprio tutt'altra cosa, non parlo del fatto che si pensava di ponderare l'offerta dei balconi, perché naturalmente ci sono dei balconi più interessanti, tipo quelli all'incrocio, quelli meno. Ah, magari non lo so, uno dà un servizio alla famiglia in più. Qualcuno che vuole offrire questa cosa extra, che invece vuole dare un sì. Su questa cosa di cui abbiamo riflettuto anche ieri, no? Però io mi sono fatto un'idea dopo, che un po' cambia la prospettiva, nel senso che ha a che fare molto con la mappa, no? Con l'aspetto della mappa. E che alla fine questo servizio serve a che cosa? Anche a vendere, no? Ad affittare un posto, un luogo. Quindi forse la cosa che dobbiamo mappare non è tanto le foto dal basso verso il balcone, ma quanto fatte da sopra il balcone, delle foto panoramiche, delle foto... o come si dice a grand'angolo praticamente, che possono fare i proprietari stessi, e io proverei a mettere quelle sulla mappa, anche perché diamo uno strato informativo in più che non c'è, perché Google Map già ha fatto quello che noi, Google Map o chiunque altro ha fatto già quello che noi pensavamo ieri, la striscia sotto. Invece se noi abbiamo il balcone censito di delle 20 persone che il primo anno ci stanno a questo giochino, e però cliccandoci sopra tu c'hai il grand'angolo di quello che si vede lì, anche senza i carri che passano, però uno facilmente immagina. Allora, quella è un'informazione in più che io metto in rete, innanzitutto è una mappa che costruisco, un dato informativo, sì, cartografico, e ti serve per vendere, no? È proprio l'obiettivo. È un'opportunità, e questo secondo me è un lavoro che va fatto, che potrebbe essere fatto dai proprietari, cioè, perché quello che vogliamo fare noi non è che ci deve essere uno che si smazza tutto il lavoro, ma vogliamo che questi... ma due cose, cioè... dobbiamo lavorare sulla fiducia. Sì, abbiamo... Due cose in più, cioè, nel senso che questa cosa spettacolare, quindi tu mappi, cioè il discorso mappa sarà anche proprio per evidenziare quelli che hanno questi dati qua, oppure tu magari, che ne so, hai le poltroncine, cioè come se ogni posto fosse una poltroncina, no, per dire... magari ci sono quelle rosse che sono solo il balcone e basta, ci sono quelle blu che ci sono il balcone ma magari c'è un surplus, che poi può essere diverso, cioè c'è cioè chi si impegna solamente a farti arrivare sul balcone, c'è chi magari ha voglia di raccontarti il fatto, farti guardare una guida su Brignano, prepararti un dolcettino, tu quelli li segnali, una frase li segnali solamente in blu, blu vuol dire c'è della roba in più. Poi quando ci vai sopra ti esce cosa c'è in più. Ma e infatti, magari poi, poi cioè nel caso del blu puoi avere due opzioni tu come utente, o ti compri, cioè come dire, non vuoi le cose in più e quindi paghi solo il posto, oppure c'è un prezzo che ha indicato lui, l'utente, quindi gli lasciamo di nuovo la libertà, diciamo, di esprimere il suo concetto di ospitalità in forma libera. Esatto, e sceglie lui il prezzo, e sceglie lui il prezzo in più. Sì. E poi l'utente però decide se vuole la cosa base oppure vuole la cosa in più, che sostanzialmente gli paga a chi ospita. Sì. La sua idea, che secondo me è molto interessante, come dice, ci suggeriva il docente, che non mi ricordo come si chiama, il secondo, di Prinzio. La connessione internet offerta all'interno del balcone. Sì. Perché così si potrà invogliare l'utente a condividere ciò che sta vedendo in quel momento, quindi si integra il servizio che dice da qui si vede questo, l'utente che ci va condivide l'immagine che in quel momento sta vedendo, la sfilata che in quel momento sta avvenendo, e rimane ancora un altro dato mappato che serve poi anche all'anno successivo a costruire un dato che poi man mano si somma, no? Si potrebbe addirittura fare una cosa che magari dal punto di vista tecnologico è un pochino più avanzata, però perché se, visto che la distanza fra il balcone
e il carro è abbastanza limitato, quanto sono? 10 metri? A volte metri. Arriviamo ai centimetri. A volte arriviamo ai centimetri, ma comunque. No, nel senso che diciamo, a volte il carro, se tu ti trovi un balcone al primo piano, al secondo piano, sì, e stai in alcuni punti dove il percorso è un po' più stretto, ti capita di arrivare a situazioni. No, no, io ho da un balcone della mia zia ho toccato un pupo dal balcone, sì, per dirti. Ma diciamo la distanza è minima. Se il carro ha un trasmettitore del tipo Bluetooth, non so, che puoi, per cui tu puoi rilevare qual è il carro che ti sta passando vicino, tu puoi avere un collegamento direttamente dal balcone sull'informazione di chi l'ha fatto, di non so che quali siano i temi che vogliono proporre, cioè sì, appunto, e questi si possono anche fare la fotografia del carrista che l'ha fatto e dire io ho vinto prima, sì, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, eccetera eccetera. Due ultimissime cose sul discorso. Cioè, mettiamo una foto dal balcone anche senza, cioè prima senza carri, no? Però chiaramente, cioè, alla prima sfilata l'ospite la sostituisce con sì, il primo carro che passa, uno se lo fa, poi magari gli dai, tra di me quando Maragliano diceva queste foto sferiche di Google, tu. Fatta di punti che esplodono, che tu ci vai a cliccare, in cui io immagino che c'è una planimetria o quello che è di base, molto semplice, e poi invece quando clicchi tu inizi a vedere mappato il percorso del carro, però sì, dall'alto, che è quello che poi tu devi far capire a loro che stanno, sì, comprando, sì, sì, e però allo stesso tempo tu riempi di senso, di contenuto quella mappa, di contenuti, di dati che non ci sono, perché sono, sì, prospettive inedite, tranne per il proprietario, quello, sì, sta vendendo lui. Che per questo dicevo ieri che bisogna considerare diverse prospettive anche nel progettare il servizio, perché come la dici tu, implica che il proprietario abbia un ruolo più attivo, abbastanza attivo, cioè ci può essere quello che dice non me ne frega niente, voglio 10 euro per il balcone, e quell'altro che dice no, io voglio far capire che cosa sto facendo, eccetera. Il servizio che va proposto ha diversi tipi di clienti, un cliente è il turista che si va a prendere la cosa, l'altro cliente è il proprietario della casa che ha dei suggerimenti, cioè a cui vanno dati dei suggerimenti, e dire per esempio se fossi in te ci metterei la fotografia col grandangolare o panoramica del tuo balcone, quello che tu offri, i servizi che tu offri, se tu ci metti il wireless o non ci metti il wireless, una semplice checklist che a noi ci sembra banale, ma è come stimolare ad arrivare lì, esatto, perché sì, perché secondo me tu non attivi queste persone automaticamente per il solo fatto che c'è la possibilità. Questo è su tutti i sistemi di attivazione su cui noi lavoriamo lì a Aalborg. Il fatto che esista una possibilità non attiva automaticamente la persona, non spinge la persona a essere più attivo. Devi creare una quantità infinita di supporti per stimolarli. Come dire, quando tu vuoi affittare una camera per Airbnb ti dà alcuni suggerimenti, cosa ci devi mettere, se c'hai il wireless non ce l'hai, se c'hai il gabinetto non ce l'hai, eccetera eccetera. Secondo me bisogna ragionare molto sul ruolo di questa entità che fa la mediazione, sì, e scegliere anche in che direzione andare, sì, senza compromettersi all'inizio, capendo che si possono fare magari cose diverse a seconda di come prende forma poi i primi anni il servizio, però bisogna un po' scegliere anche. Mm-mm, sì. Perché sicuramente non si può fare tutto al posto dei proprietari, perché se poi sono 100 persone diventa un lavoraccio dove ci vuole una squadra, sì, tutto l'inverno. Però allo stesso tempo bisogna stimolarli a lavorare nella direzione di avere un prodotto che sia in qualche modo immaginabile come, no? Certo, il mediatore, quello che, cioè praticamente ci dovrebbe essere un prestatore del servizio che non è
appunto, come dicevamo prima, quello che lavora sulle cose, ma quello che dà, che coordina le informazioni. Ci sono alcune informazioni che possono essere fisse, cioè tu vai e trovi la tua checklist con le cose da fare, e ci sono alcune informazioni che possono essere dinamiche o legate a, all'occasione. Per esempio, c'è, non so, c'è brutto tempo, come posso fare? Allora vai, telefoni al tipo e lui ti dà un suggerimento di cosa fare, oppure ti cerca, c'è troppo sole e ti fa portare l'ombrello, non lo so, tante cose che possono succedere. Oppure, non so, problemi che possono sorgere fra l'ospite e l'ospitante, queste cose qua. Come? Può nevicare. Sì, può nevicare, oppure ci possono litigare le persone sulla cosa. Può essere, può entrare qualcuno ubriaco, non lo so. Carnevale. Da noi il carnevale significa, da noi su, il carnevale significa che si acciuccano completamente e non capiscono più niente. Cioè, una cosa come questa, non, io neanche se sparato la offrirei lassù, perché là sono ubriachi, sono proprio ubriachi fradici, si pisciano sul balcone, cioè, per darti un'idea, dal balcone. Sì. Quindi, diciamo, questo qui andrebbe fatto, io metterei supporto ai proprietari. Motivazionale. Motivazionale. Ma uno degli strumenti che utilizziamo noi sono proprio... Che è successo? Siamo... Ah, il proiettore si è spento. Uno degli strumenti che utilizziamo noi è una motivation matrix, in cui ci mettiamo i vari attori che sono rilevanti in un progetto di servizio e li incrociamo, cioè cerchiamo di capire quali sono i motivi per cui questi attori possono partecipare al servizio e quali sono i motivi che supportano la interazione fra i vari attori, perché alcuni attori hanno delle interazioni dirette, alcuni attori non hanno interazioni per niente, per cui non c'è nessun motivo per cui partecipino. Però, se volete, poi dopo vi do un esempio, vi faccio vedere com'è fatta questa motivation matrix. Se trovo una slide, vediamo le altre. Questa l'hai fatta anche sì, tu, è venuta male pure a te. E vabbè, era contro luce, comunque mi consola. Sì. Questo è il famoso terrazzino. Però vabbè, qua c'era. Questo è questo terrazzino che abbiamo tutti, come dire, appena l'abbiamo visto, tutti, insomma, ci è saltato all'occhio perché sembrava il posto perfetto, diciamo, perché è un terrazzino all'altezza bassa, ma assolutamente ampio. Poi siamo andati a chiedere dentro, in realtà pare non venga particolarmente utilizzato durante il carnevale, magari scopriremo se invece... Ma ci abitano... Sì, sì, praticamente è tutto chiuso. Cioè è collegato al palazzo a sinistra, a fianco, dove abitano, e che credo che sia un'unica grande, diciamo, proprietà, sì, sì. Non so se è divisa, indivisa, insomma, però... il proprietario sono quelli che abitano nel grande palazzo a fianco. Sì, sì. Questa è la fontana, perché comunque anche questa, diciamo, può essere un elemento di interesse, nel senso che magari in una mappa, in realtà non è tanto per la fontana in sé, ma è un appunto o un invito a considerare anche questi tipi di elementi come elementi, diciamo, significativi. Può essere questa, può essere, non so, una rastrelliera che sta a una distanza ragionevole dal percorso, tutte queste cose qua. Quindi c'è un invito a indicare anche, diciamo, piccoli o grandi servizi, diciamo, che possono essere comunque utili alla fruizione, così, nel senso generale. Vado avanti? Sì, sì. E questa qua invece è la casa della persona con cui abbiamo parlato, che si Paolo chiama Di Paolo Di Tommaso.
E niente, quindi è una foto che però insomma sta a indicare una, un appunto su un ragionamento. Sì, sì. Sì, sì. Anzi, se... Anzi, tu sei un proprietario. Ma sei proprietario anche del... No. Di un balcone lì. Il balcone fiorito, no? Però è, no, però abbiamo amici. Sì, sì. No, però tu hai lo studio a fianco. Tu hai lo studio, sì. Cioè con un balcone? Balcone? No, è piano terra, ok. Perché quello che stiamo discutendo noi è che si crei una specie di tribuna diffusa del carnevale per la sfilata, in cui di fatto c'è, sì, però per i turisti, nel senso che... Cioè adesso è monocellulare, diciamo, come dire, ognuno, cioè, invece provare, l'idea è provare a creare un sistema diffuso, condiviso. Alla resistenza del balcone? Realtà stiamo proprio parlando su questo, perché questo Paolo De Tommaso, con cui abbiamo parlato, che è proprietario, diciamo, di quella casa a sinistra con i balconi fioriti... Cioè, se può suggerire, sì. Grazie. Ce l'abbiamo. Lui però suggeriva questo fatto qua, cioè il fatto che avendo una casa, cioè, importante, quindi con dentro oggetti di valore, c'era un elemento di... Cioè non è così facile avere fiducia nella persona completamente estranea che ti entra in casa, specie se poi è una casa dove... come ti giri, diciamo, ti imbatti in oggetti di valore. Però, come dire, se da un lato la criticità veniva evidenziata e in qualche modo l'avevamo già intuita, eppure è vero che probabilmente in questo caso specifico è collegata ad una casa per la quale, diciamo, è massimo il livello. Dai. Ah, ecco qua, di potenzialità ipotetica di questa cosa qua. Vabbè, quindi niente, questo discorso qui. Poi questa è un'altra foto, diciamo, un pezzo di percorso che da un lato ha ipotesi, diciamo, molto interessanti, utilizzo anche dei terrazzi, dall'altro però, e questo dicevamo con Dini Bianco, che è uno dei, diciamo, dei carristi, qui la sfilata termina. O meglio, diciamo, termina nella misura in cui di anno in anno il prefetto indica che la sfilata termini con il termine delle transenne e convenzionalmente, diciamo, negli ultimi anni le transenne si bloccano qui. Subito dopo Barsena. Sì, diciamo nel primo terzo del tratto tra Porta Barsento e Porta Nuova, diciamo, giusto per dare un'indicazione. Però questo, se è vero che questa questione è legata al transennamento, un progetto di questo tipo può indurre a un prolungamento del transennamento, tant'è che insomma Dini stesso diceva che c'erano stati anni in cui la sfilata addirittura oltrepassava la Madonnina, l'incrocio di via Castellana, Porta Nuova, e arrivava fino a ritornare sul corso, quindi chiudeva l'anello del centro storico. Se si ingenera un meccanismo per cui l'utente, il pugnanese stesso, un attore che spinge per un prolungamento, questa ipotesi può essere riconsiderata, perché se fino a ieri magari era una spesa secca transennare per altri 200 metri, adesso quella spesa, diciamo, si aggiunge anche un riscontro, e quindi come dire, il conto economico si inverte e diventa conveniente. Finite? Sì. Sì. No, perché no, c'è lo streaming. Siamo collegati in streaming. Ecco, un particolare potrebbe essere quello di dover adeguare a norma i parapetti dei terrazzi, che molte volte non hanno un'altezza di sicurezza sufficiente. E fare entrare, diciamo, degli estranei potrebbero procurare delle responsabilità, quindi comunque andrebbe verificato questo, ecco, più che altro. Perché stanno dei bambini, cose. Il terrazzino che abbiamo visto abitato invece diceva la ringhiera. Basterebbe molte volte mettere anche un corrimano o delle piante, delle fioriere. Ah, delle fioriere. Sì, sì, l'importante è che sia almeno 1,10 m. Sì. Che non, perché anche un bambino ti sale sul bordo e insomma
terrazzo comunque perlomeno garantisce la privacy di quelli che stanno giù, perché in genere la scala esterna porta direttamente al terrazzo senza attraversare le case in genere, quindi è ottimo il terrazzo come utilizzo, però secondo me bisognerebbe pensare a un discorso di questo genere, di adeguamento di sicurezza. Che tu sappia, c'è anche ieri, diciamo, ci sono degli indici di affollamento dei terrazzi, No, secondo me una volta diciamo messo a norma questo indice affollamento, diciamo quello fisiologico, come carichi non credo che ci siano. Oddio, le case nuove sono sicuramente calcolate per un carico di abitazione, cioè 2 kN per metro quadro, 200 kN metro quadro. Invece le tribune e gli spazi pubblici deve essere calcolato per 400-500 kg per metro quadro, quindi un carico doppio, però per le vecchie case questo problema non credo che si ponga da un punto di vista pratico, magari per le case nuove, però essendo una cosa saltuaria, ecco, non usuale quella di utilizzarla in questo senso, un ragionevole afflusso non credo che sia fuori dal parametri statici ma di utilizzo. Per esempio per un balcone del genere quante persone potrebbe... Vabbè, ma un balcone del genere quante persone vuoi mettere? 5-6 persone. Il terrazzo dico. No, dico se si vuole, se quelli che hanno un balcone così ci possono mettere 5-6 persone sopra? Dunque, facciamo un conto rapido, quello è 3 metri per uno. Diciamo sono 3 metri quadri, 3 per 4, 12, 1200 kg, teoricamente potrebbero andare 12 persone. Addirittura. Dovrebbero andare 12 persone. Perché come se un balcone calcolato regolarmente secondo le normative. Perché, perché 12 persone non c'entrano neanche sulla linea della ringhiera. Scusate, io ci metterei anche la ringhiera che sia... Anche la ringhiera, perché non è solamente un carico statico, ma è anche un carico dinamico sulla ringhiera, sicurezza. Sì, ma diciamo che se tu ti muovi su parametri molto molto sicuri, cioè dici vabbè quello può prendere 12 persone, però metti calcoli che al massimo ci entrano 8 persone. Però aspetta, cioè tu, noi come dire abbiamo due... Giustamente anche il parametro che è più penalizzato. Sì, ma a parte quello, ma poi noi abbiamo, come dire, noi abbiamo due questioni. Diciamo quella tecnica legata alla sicurezza e quella legata alla fruibilità, diciamo. Sì. Noi fino adesso abbiamo immaginato che quella più penalizzante fosse quella legata alla sicurezza, invece magari adesso scopriamo che non lo è così tanto, perché sappiamo che lì possono addirittura entrarci 12 persone, quindi la nostra valutazione deve spostarsi completamente sulla fruibilità, siccome noi alla fine stiamo offrendo un servizio che deve anche essere gradevole. Possiamo dire che un balcone... Sì. Per un balcone nuovo Cioè l'hanno realizzato secondo i modelli statico. Cioè che se questi si pensano a ballare sul balcone è chiaro. No, però ma probabilmente una parte quando parlavamo del supporto ai proprietari è anche questo esatto. Però diciamo è sempre del proprietario. No. Il ruolo di questo ente di mediazione è sempre del proprietario. Lo libera di qualcosa? Sì, cioè nel senso che allora Può dare un certificato. Si possono fare delle Allora, leggendo il testo di quella leggendo il testo di quella ordinanza del sindaco che dicevamo prima, lì sostanzialmente la ratio era questa: non caricate balconi perché se succede qualcosa sono cavoli vostri. Questo significa che sono proprio cavoli vostri, cioè nel senso che la responsabilità è tutta del proprietario. Anche in qualche modo il comune nell'organizzare il carnevale, la sfilata, tanzennare, fare tutto, è come se anche lui in qualche modo fosse un mediatore, però non si prende nessun tipo di responsabilità sul lavoro, perché dice se il balcone è tuo, se lo cade, qualcuno si fa male, sono cavoli tuoi. Sì. Penso che la stessa cosa
possa avere senso per questa cosa qua, a maggior ragione se tu poi magari fai firmare anche una liberatoria. Tornavo al discorso di prima, al netto di quelle cose, di quelle puntualizzazioni che facevi tu prima, perché comunque, cioè, io su un barcone del genere, se mi sto occupando invece puramente della fruizione del servizio, io lì non considero più di 3, cioè, ma proprio 4 persone. Cioè, ai fini di un servizio ottimale, non mi sento di mettere lì più di 4 persone, perché se ne metto 5, queste 5 persone stanno, cioè, non vedono, stanno scomode così. Se poi scopro che diciamo 5 persone non è un problema, 4 persone non è un problema, allora io, come dire, bypasso, almeno per quel caso, poi vabbè, andrò a verificare, che non è che, cioè, ci sarà il balcone storico che è una soletta traballante, lì me lo pongo il problema. Sì. Però al di là del caso specifico, in senso generale, io so che la questione affollamento è una questione, diciamo, che passa in secondo ordine, perché la sforo solo in un caso in cui sono già a livelli di fruizione insostenibile, sì, livelli a cui non posso arrivare, non mi interessa arrivare, quindi diciamo, mi va bene questo tipo di informazione, perché ragiono solamente su quelli che io stabilisco come criteri di buona fruizione, sapendo di stare tranquillamente dentro i criteri di buona sicurezza. La soglia della fruizione è sempre più bassa. Cioè, esatto, la sintesi è questa. E per quanto riguarda il discorso della responsabilità, è un pochino il modello che può essere più simile a questo servizio di cui stiamo parlando noi, è Airbnb. Airbnb non si prende la responsabilità di quello che succede a casa tua quando ospiti qualcuno. Se tu rubi la valigia all'ospite, o se l'ospite ruba l'argenteria a te, sono fatti fra te e l'ospite, che vengono regolati da questi meccanismi di autoreferenziazione fra l'ospite e il proprietario. E tu pensi che questo possa essere... Per quanto riguarda la in generale sì, perché poi sulla questione della sicurezza, se io ho dei dubbi sul fatto che il mio balcone possa ospitare 4 persone, allora mi rivolgo al comune, o mi rivolgo magari appunto a uno dei servizi che quasi poi è anche un servizio di mediazione, per cui ti dico: rivolgiti a questo tecnico qua che ti fa una valutazione, una verifica. Un altro, come dire, appunto vocale, proprio stamattina, perché stavo cercando di nuovo su internet, questa cosa di Airbnb, mi è arrivata una notifica di un tipo che avevamo fatto un laboratorio, un'intervista al direttore Italia di Airbnb, e siccome, come dice, ci sono più di un punto di connessione con Airbnb, soprattutto dal punto di vista delle procedure, delle norme, della messa in moto del sistema, potrebbe essere interessante, sempre, cioè, nel momento in cui abbiamo voglia di, cioè, fare tutta questa roba seriamente, cioè attivare anche un contatto con Airbnb. Uno degli strumenti per poterlo fare potrebbe essere quello del mentoring, che è una misura che, vabbè, noi per esempio come questo spazio qui dove c'è, diciamo, Porta Grande, abbiamo attivato, c'è una persona che ha fatto un'esperienza a livello internazionale su spazi come questo, che la regione ci sta affiancando per la fase di startup, diciamo. Dovremmo capire alcuni, diciamo, dettagli, diciamo, di ammissibilità, però potremmo con la stessa maniera agganciare i responsabili di Airbnb e come dire, avere un'interlocuzione nella prima fase per capire questioni legali, questioni amministrative, questioni organizzative, questioni promozionali, diciamo, perché probabilmente è il soggetto, diciamo, più simile, non dal punto di vista del servizio, ma dal punto di vista proprio del back office del servizio, forse. Mi viene di pensare. Io proporrei una cosa. C'era un'ultima osservazione che abbiamo fatto ieri sulla sfilata, poi facciamo una pausa di 10 minuti, un quarto d'ora, e poi proviamo a mettere insieme degli scenari. L'osservazione che abbiamo fatto ieri, l'ultima osservazione che mi ricordo io che abbiamo fatto ieri, è il fatto che qualcuno si possa voler vedere la sfilata in posti diversi, cioè posso andare qui, posso scendere giù e vedere la sfilata a livello di terra, di strada, posso andare in un altro posto e così via. E questo, secondo me,
è importante perché configurerebbe un diverso scenario, come osservavamo ieri, nel rapporto fra l'ospitante e l'ospitato, nel senso che ci può essere quello che si vede la sfilata dal balcone e prende contatti 2 settimane prima, si incontrano su Skype e si parlano e quindi c'è un rapporto diretto di interazione, di fiducia, eccetera, che può essere interessante sia per l'ospite che per l'ospitante, perché se l'ospitante è uno che vuole imparare l'inglese, allora c'è un ospite inglese e quindi c'è un'interazione. E poi c'è invece il rapporto di chi se ne vuole andare in giro e vedere la sfilata da diversi punti, che può essere invece molto più libero. Non è alternativo a quello, potrebbe essere che, cioè, per una persona sì è alternativo, cioè o me la vedo in un balcone o vado in giro, però dal punto di vista del servizio può prefigurare una maniera, un servizio diverso, tipo come vedevamo prima la segnaletica, io posso vedere che ho una carta di accesso e posso vedere quali balconi o quali terrazzi sono liberi, perché magari là non c'è il proprietario che vuole quel tipo di rapporto, ma c'è il caffè che c'è sotto, che si è preso il terrazzo in gestione e ospita le persone, e in questo caso io posso andare su e giù nei vari posti. Posso dire, sì. Mi è venuto in mente delle app che servono per socializzare, cercare la fidanzata o la amica. Sì. Potrebbe essere interessante l'utente che gira dentro la... durante la sfilata a terra, come diceva lui, e attraverso lo smartphone un posto last minute, esatto, una sorta di last minute che tu attraverso un social o un'applicazione dedicata ti segnala, ti dice guarda che lì c'è ci sono due posti liberi là, esatto, sì. Però già questo poi diventa una cosa una strutturazione molto più esatto, sì. Il last minute. Sì, infatti ieri si configuravano fondamentalmente quei due. C'era quindi la configurazione dei terrazzi con il bar che gestiva il terrazzo e quindi con meno, cioè più libera, quindi c'è l'app e puoi vedere quelle situazioni diverse, libere e passare da una parte all'altra. E poi invece c'era quest'altra situazione dei balconi, che è una visione un po' più bed and breakfast, più intima, dove le persone si conoscono prima. È aperto il discorso. Un ulteriore passaggio potrebbe essere quella di, da un terrazzo, diciamo questa postazione, mettere sul terrazzo dei monitor o anche delle semplici televisioni collegate con delle webcam, delle telecamere che stanno magari dall'altra parte della strada, che vedono la sfilata dalla parte opposta. Dalla parte opposta o da un altro punto di vista, mentre sta sfilando. Sì, sì. O, vabbè, questo sarebbe proprio il massimo, dei drone, vabbè. Sì. il drone magari sarebbe un attimino un po' più difficile da gestire, ma delle postazioni fisse sarebbe abbastanza semplice. Da gestire, così uno stando sul terrazzo vede comunque contemporaneamente lo stesso realtà che vede in diretta da un altro punto di vista. Sì, sì, sì. Cioè, fissa sul terrazzo offre anche questo. Io immagino più potente questa cosa, se invece mette nel streaming, quando metterlo fuori, lo può mettere anche fuori. Uno che sta sul terrazzo, magari mentre sta mangiando, che so, la tartina, vede il passaggio del carro e contemporaneamente con l'occhio vede lo stesso passaggio del carro visto dall'altra parte. È una cosa, diciamo, nuova. Collegare una webcam
con che tu sei andato a posizionare sull'altra parte con la televisione oggi. No, probabilmente potrebbe esserci la cosa più stupida che si possa essere, magari già 5-6 anni fa era una cosa fantascientifica, oggi è una cosa molto probabilmente bella. Potrebbe esserci un'app che ti dà. Allora, noi stiamo parlando di quelli che vanno a vedersi la sfilata. Possiamo anche parlare di quelli che non vanno a vedersi la sfilata e che rimangono a casa. E quindi ci potrebbe essere un'app che ti dà, sulla, visto che questo è un workshop sulle mappe, la mappa con tutte le varie posizioni e tu vedi dove sono. Il problema della televisione, si incontra qualcuno, no? Sì. Ma è diritto della fondazione, no? Dovrebbe essere la fondazione Carnevale, i diritti. Però potrebbe essere, sì, è un problema di diritti televisivi, ma se io sono un privato cittadino e ci metto una webcam Skype. A casa mia, su Skype. E mio fratello sarà in Danimarca, esatto. Si può vedere su Skype. Esatto, quindi, e poi io dico... Sì, quando vai sul sito internet 24/5 webcam, che la cosa forte sarebbe questa, no? Lo stesso sito che stiamo facendo noi, la stessa mappa, si aprono questo webcam, quindi tu fai il servizio per chi viene, ma anche per chi non viene. Chi non viene può pagare qualcosa seguendo 10 telecamere. Sì. Magari ovviamente cambia la qualità, chi sta vicino probabilmente può vederla con una qualità maggiore di chi lo... Poi le webcam sono fisse, cioè i diritti cioè non fa concorrenza alla televisione questa cosa, perché l'operatore della televisione si muove, va su, segue l'intervista, no, qua mette una telecamera fissa. Sì. È una realtà allargata. Potresti fare anche il servizio di seguire il carro, invece di seguire la sfilata. Sì, puoi seguire il carro. Se hai tante cose. Poi se c'è una questione di carro, tecnicamente si può vedere in streaming il carnevale fuori dalla pubblica. Immagino, Telenova che ha i diritti televisivi. E tu puoi vedere le camere sulla Formula 1, no? La Lombardia. Sul carro, più piccolo. Però, cioè, no, poi bisognerebbe vedere se veramente ce la vogliamo vedere in streaming, perché sarebbe una bella palla sta cosa. Io se stai a casa così, cioè vedere questi spettacoli bisognerebbe veramente cercare di capire perché uno se la voglia vedere in streaming, perché questi spettacoli, il carnevale in televisione è un pochino più interessante, perché viene preso sempre da quella tribuna delle autorità e c'è l'intervista, c'è la quello che succede davanti, lo spettacolo, eccetera. Se tu ti metti invece una webcam sul balcone e ti vedi questi qua che passano ballando e poi ne passa un altro ballando, cioè veramente è un po' palloso. Se sei là e vuoi vedere dall'altra parte cosa c'è, magari diventa più interessante, perché ti dicono ah guarda quella cosa è allargata, diciamo. Sì, però ci possono essere diverse motivazioni per cui però tu ti vuoi vedere. Essere un servizio per la scelta del balcone, cioè magari nella questione sempre passiamo da un balcone all'altro, tu puoi vedere in quel momento quel balcone sì. Sì. Ti sei perso il carro tutto, allora sai che deve vedere, cioè se sei da... Cioè secondo me, va bene, se io decido di andare l'anno prossimo a vedere il carnevale di Lignano, devo scegliere quale, perché questo servizio è famoso ormai, allora di quest'anno lo vedo in streaming, così capisco qual è Comunque, va bene, facciamo 10 minuti di pausa? Sì. 10 minuti va bene o un quarto d'ora? 10 minuti, un quarto d'ora.